tutti, benvenuti e ben ritrovati. E nel video di oggi parleremo di un argomento di cui non avevo ancora parlato nei miei video, e cioè di una mia altra passione fortissima, che è quella per le paillette e comunque in generale per tutto quello che sbrilluccica. Quindi io in questo video ho deciso di farvi vedere, spero che vi faccia piacere, alcuni dei tanti capi di abbigliamento che io possiedo, diciamo paillettati, e anche qualche accessorio. Non ve li mostro tutti perché altrimenti il video veramente diventerebbe molto lungo, e perché alcuni di questi, l'ultima volta che sono scesa giù in Sicilia, me li sono portati dietro e li ho dimenticati lì. Allora, partiamo subito. La prima cosa che vi faccio vedere, molto sobria, sono questi leggings che sono tutti, 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 vedete, fin giù. È un leggings semplice, diciamo, come modello, e completamente tempestato di paillette. Vedete sulla vita questo elastico qui, e questi li ho acquistati lo scorso inverno sul sito di H&M, perché nei negozi, nei punti vendita che ho qui in zona, non riuscivo a trovarli. Pagati tra l'altro intorno ai 19 euro, sono veramente bellissimi. Questi li ho indossati a Capodanno, li ho messi con un tronchetto con un bel tacco bello alto. Poi avevo una semplice t-shirt bianca e una giacca nera attillata ed erano perfetti. Poi vi faccio vedere una felpa. Questa felpa l'ho acquistata l'anno scorso da Tezenis. Praticamente sono quelle precedenti alla nuova collezione di quest'anno che vi farò vedere. Sono sempre delle felpine con degli inserti paillettati. Allora, questa è tutta grigia ed ha queste rose stampate sia sul davanti che sul di dietro che anche sulle maniche. Queste rose, vedete, di paillette, dove vado? Ecco qui, su tutte le tonalità del bianco, del grigio e del nero. Io la trovo veramente molto carina. È un modo simpatico per impreziosire, rendere un po' più femminile un capo che sarebbe, diciamo, un po' troppo sportivo. Poi vi faccio vedere questa, che in realtà non ha delle paillette, ma sono degli strass enormi, super brillanti, mi piacciono tantissimo. È una vecchia t-shirt di Liu Zhou. Diciamo che Liu Zhou propone sempre queste t-shirt con il loro logo pieno di strass. E questa è una t-shirt nera semplice, ha la particolarità di queste paillette favolose con la L, il puntino e la J, che sono proprio caratteristiche di Liu Zhou. Queste col giacchetto di pelle e i jeans sono veramente molto carine. Sempre sul sito di H&M l'anno scorso, anche questa cosa non la trovavo nei negozi, nei punti vendita, e l'ho acquistata online. Guardate che meraviglia! Questa è una felpa nera, come potete vedere, semplice. Dico sempre come potete vedere, vediamo, le conterò in questo video quante volte lo dirò. E però ovviamente ha sul davanti una particolarità molto sobria, come potete vedere, ed è questa bocca bellissima con tutte queste paillette fucsia. E come avrei potuto non prenderla? Guardate che meraviglia, è veramente bellissima. Anche questa io la indosso magari con un leggings nero, un paio di All Star, metto su un parka e sono a posto e mi sento a mio agio con le paillette addosso. Poi vi faccio vedere una gonnellina alla quale non ho ancora tolto neanche il cartellino perché non l'ho ancora mai indossata. L'ho acquistata da Motivi e mi pare che questa l'ho pagata veramente tanto, intorno ai 60 euro. È una longuette semplicissima, cioè il modello è molto semplice perché è dritto dritto sotto il ginocchio. Vedete, così con il taglio vivo, sotto vi è separatamente una sottogonna in jersey in questo color platino, sempre con l'elastichino in vita. A me piacciono veramente tanto. Basta poi abbinarla a delle cose molto sobrie, sia come scarpe che come giacca e tutto il resto, e l'effetto è veramente bello. Poi ve ne faccio vedere un'altra che ho acquistato sempre sul sito di H&M, e questa mi ricordo l'acquistai durante il periodo dei saldi, quindi mi pare che l'ho comprata intorno ai 6 euro. È una minigonna perché è molto molto corta, semplicissima, vedete, ed è tutta piena di paillette nere, sempre con l'elastichino in vita, quindi molto comoda da portare a vita bassa, e anche questa ha sotto, vedete, questa sottogonna in jersey nero, perché viceversa, insomma, sarebbe importabile. Sempre da H&M, sponsor ufficiale, e se non sbaglio quest'estate, insomma l'estate passata,
o la primavera, adesso non ricordo, ho acquistato questa t-shirt che è una semplicissima t-shirt in questa maglina di cotone molto molto leggera e comoda, con questa bocca bellissima piena di paillette grigio argento, che è una cosa veramente, guardate qui, spettacolare. Basta questa t-shirt, anche il jeans più vecchio che avete, un paio di All Star e il look è assicurato. La prossima cosa che vi faccio vedere è una gonna che io ho desiderato tantissimo, è per questo Manu mi ha fatto girare, cioè è stato veramente tanto paziente perché mi ha fatto girare tutti i punti vendita Zara del Friuli e del Veneto pur di trovarla, e poi alla fine me l'ha regalata, ed è questa gonna bellissima a trapezio, cioè per me è bellissima, a me piace tanto, che ha tutte queste paillette in color platino, vedete, è meravigliosa, con questa zip qui sul laterale a vita bassa che io ho veramente adorato. Tra l'altro l'abbiamo presa anche in saldo perché andava appunto in saldo e mi pare di averla pagata in saldo intorno ai 29 euro, cioè Manu, perché me l'ha regalata lui. Voi dite, ma come la indossi questa? Io la metto con un bel maglioncione di lana grosso, pesante, bianco, e, è uno stivale, diciamo così, in color tortora sotto, di quelli morbidi che scendono, e mi piace veramente veramente tanto l'effetto. Rimango, diciamo, molto semplice per dare importanza alla gonna. Poi, altro paio di leggings, questi acquistati da Calzedonia. Questi sono dietro così in licra, quindi tutti fino in fondo, e poi sul davanti, eccoli qui, un'apoteosi di paillette. La particolarità però di questo leggings è che le paillette sono cucite su uno strato di tessuto di velluto, quindi il dietro è in licra, il davanti è in velluto e sopra sono state cucite queste paillette fantastiche. Io questi leggings li stra adoro, considerate io li metto comunque anche la mattina per andare al lavoro. Poi vi faccio vedere questa gonnellina che in realtà nulla ha a che vedere con le paillette, ma ha a che vedere con gli strass. Infatti questa gonna, che è di rosso di sera se non sbaglio, è una semplicissima minigonna in denim, però ha la particolarità, vedete, di questa cintura in vita che è tutta ricoperta di strass, e mi piaceva veramente tanto perché anche questo inserto che ha qui di tessuto così animalier abbinato a questa cinturina di strass, e questa veramente mi piace proprio tanto tanto. Poi un'altra maglia acquistata sempre da Liu Zhou, vedete, è una maglia con uno scollo a V, una scollatura veramente molto bella e profonda, e tre bottoncini a questo taglio impero, e poi va giù tipo palloncino, e la particolarità è appunto questo fondo tutto paillettato, e poi dietro rimane comunque molto molto semplice, anche questa molto carina. Poi questa felpa grigia con, vedete, con il collo così col taglio vivo molto scollata, anche sulle maniche e anche sul fondo, e ha stampato quindi questa bocca rossa, eccola qui, scusate, bellissima, e poi il profumo, la boccettina di profumo tipo Chanel numero 5, vedete, con paillette dorate e perline. Questa mi piace tanto, io la indosso anche con delle t-shirt che vengono fuori, magari bianche, e l'ho indossata anche con un pantalone della tuta nero, e mi piaceva veramente tanto l'effetto. Altra cosa che mi piace veramente tantissimo e che adoro è un abitino che ho acquistato da Intimissimi l'anno scorso. Questo è il dietro con questa scollatura così a goccia, e il davanti, vedete, rimane comunque molto semplice in jersey. La particolarità sta appunto nelle maniche, ma non su tutta la manica perché il dietro della manica è liscio, ma sul davanti vi è un tulle che è tutto, come dire, ricamato, tempestato, ricucito di paillette, sia ovviamente su una manica che sull'altra, e poi anche sul fondo, però sul fondo lo hanno fatto solo sul davanti, eccolo qui. Poi vi è uno spacchetto laterale, io trovo che sia veramente davvero davvero carino, secondo me bello anche da indossare magari in un'occasione particolare. Poi vi faccio vedere una felpa che vi ho fatto vedere in un precedente video haul, per chi magari mi segue da questo video,
È questa felpina sempre di Tezenis, della collezione ovviamente di quest'anno. C'è anche il prezzo, in questa non l'ho ancora indossata, l'ho pagata 19,90 euro, che ha queste stelline sia sul davanti che sul dietro che anche sulle maniche, queste stelline di paillette. Non sono nere, ma mi pare che sono sul grigio, grigio argento. Poi il pezzo forte ve lo lascio alla fine. Poi ho preso questa gonna che ho acquistato da Telly Welly, che ha questo elastico in vita, è una lunghette fino al ginocchio e ha appunto la particolarità di questo spacco sul davanti. È una gonnellina molto carina anche questa, per un'occasione particolare io le trovo perfette. E questa t-shirt che ho indossato nel video in cui vi ho parlato delle mie paillette preferite low cost è questa t-shirt qui, che io ho acquistato da Gaudì. Guardate com'è carino anche il loghino di Gaudì qui con il ciondolino e questo cuoricino con le paillette. Quindi il dietro della maglietta ha questo tessuto, vedete, così anche un po' trasparente, e il davanti è tutto carico 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 di paillette color platino. Guardate che bella, fa un effetto bellissimo anche questa. Quel giorno io l'avevo indossata, avevo un leggings, era tipo in ecopelle, un color marrone bronzo e con uno stivaletto marrone, ed era veramente carino l'effetto, perché poi sopra avevo messo il parka. Poi vi faccio vedere questa t-shirt che è anche molto bella, presa da Intimissimi. Il dietro, vedete, ha questa scollatura molto profonda sulla schiena, e poi davanti è tutta completamente traforata, infatti va indossata comunque o con un body o con una canottierina in microfibra, e ha tutti questi disegnini creati appunto, questo gioco di paillette. Questa la trovo veramente molto molto sexy. Poi, ebbene, tenetevi forte, io ho avuto il coraggio di acquistare questi leggings. Li ho, ebbene sì, guardate, ecco qui, sono stretti stretti fino in fondo, tutti tempestati di queste paillette molto sobrie, molto molto sobrie, elastico sempre in vita, acquistate sempre sul sito di H&M l'anno scorso e pagate intorno ai 19 euro. Voi mi chiederete, ma tu con questi dove vai, quando te li metti? Io veramente li ho messi anche la mattina, ho messo le All Star sotto, cioè le ho grigie, t-shirt bianca lunga e una giacca aderente nera, avevo una bella pashmina tutta sui toni del grigio, nero, bianco. A me piaceva, mi sentivo un attimino osservata, però devo dire che a me l'effetto piaceva tanto e che vi devo dire, viva le paillette, mi piacciono troppo. Vi faccio vedere le ultime cose e sono queste scarpe qui. Allora, queste, madonna mia, mi confondo, queste ve le ho fatte vedere nel mio ultimo video haul, sono queste scarpine bellissime che vanno tantissimo in questo periodo, super comode, super sbrilluccicose, mi piacciono veramente tanto, pagate 29,90 euro, e per non farmi mancare niente, le avevo fatte vedere in un mio precedente video, uno dei primi video, le avevo prese anche nere, eccole qui, bellissime, comodissime, sempre 29,90 euro, ma soprattutto super brilluccicose. Ultima cosa che vi faccio vedere, perché sono già 15 minuti di video, non voglio annoiarvi, sono le mie scarpe preferite in assoluto, per le quali ho fatto veramente di tutto per trovarle, e sono le mie All Star super sbrilluccicose. Ve ne faccio vedere solo una. Allora, queste sono innanzitutto di quelle tipo vintage, vedete, tutte consumate qui anche sul laterale, e poi hanno anche i lacci anche un po' sporchi di nero, ma sono nate proprio così. La scarpa, vedete, è tutta glitterata, sbrilluccicosa. Qui sul laterale, non so se notate, ci sono anche delle borchiette, così come vi è il tessuto nero qui e la stellina qui, e anche sulla linguetta, vedete, abbiamo una borchietta, eccola qui. Allora, queste scarpe io le stradoro, sono comodissime, sono bellissime, le abbino quasi su tutto, e ovviamente soprattutto sui jeans, perché il jeans è quello che risolve qualunque cosa. Allora ragazzi, video lunghissimo, è finito, finisce qui, spero che le mie cosine sbrilluccicose vi siano piaciute. So che tra di voi ci sono tante che amano gli strass, le paillette, le cose che brillano, e fatemi sapere quali di queste cosine vi sono piaciute. Io vi ringrazio, vi mando
Come sempre, tanti bacini e se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao!